amici, sono Pai e siamo di nuovo alla festa di primavera, il Capodanno cinese. Innanzitutto a chi mi segue faccio un augurone che vi sia un 2021 pieno di felicità e fortuna per tutti voi. Ricordato ancora il momento di un anno fa quando vi ho parlato dell'origine della festa di primavera, vi ho insegnato anche come fare in cinese i saluti festivi e intanto vi ho portato anche ad un supermercato cinese a fare il shopping delle merci festive. Ma dopo un 2020 così particolare, con la continua pandemia, quest'anno abbiamo dei nuovi modi per celebrare questa festa. Per esempio, stare più a casa. Poi, naturalmente, secondo la tradizione della festa di primavera, ci sono tante attività celebrative che si fanno a casa. Come ad esempio, guardare una serata di gala. Forse avete sentito parlare della serata di gala della festa di primavera, che è un programma annuale nato dagli anni 80 grazie alla diffusione del televisore alle famiglie cinesi. All'inizio era soltanto una festa televisiva semplice, ma negli ultimi 40 anni ha visto delle continue variazioni. In questa serata si possono vedere programmi di ogni tipo: acrobazia, opera, canto, danza e anche comica. Oggi il palcoscenico sta diventando sempre più tecnologico con l'introduzione della tecnologia della realtà aumentata, con le interazioni sui social e intanto gli spettatori possono anche saccheggiare le buste rosse di soldi seduti a casa con il proprio cellulare. Oggi la serata di gala della festa di primavera non è considerata più una semplice festa televisiva, ma un simbolo culturale e artistico seguito in occasione del Capodanno cinese da tutti i cinesi del mondo. Poi nei miei ricordi, in ogni edizione la serata ha lasciato sempre dei momenti indimenticabili, delle star e anche dei programmi meravigliosi che sono diventati subito il focus delle successive discussioni degli spettatori cinesi. Per esempio, io sono un grande amante delle magie. I programmi di magia sono una parte immancabile di ogni edizione della serata. Poi ricordiamo che anche in Cina abbiamo numerosi bravi maghi, bravi come David Copperfield e anche come il vostro Mago Silver. Il programma che mi piace di più è la canzone che quasi ogni anno si canta alla fine della serata di gala per la festa di primavera. Il titolo è Nan Wang Jin Xiao, che significa una sera indimenticabile. Questa canzone si può godere uno spirito di riunione e di gioia, di gratitudine, quindi a me piace molto. Per me lo spettacolo più impressionante è la danza delle mille mani, trasmessa nel 2005 durante la serata della festa di primavera. È veramente una performance perfetta, i loro movimenti precisi che mozzano il fiato. La particolarità è che tutti i 21 ballerini sono sordomuti, quindi per loro c'era una maggiore difficoltà per interpretare questa danza, perché non sentivano la musica e devono seguire solamente i segnali mandati dai loro colleghi collocati ai quattro angoli del palcoscenico. Il loro amore per la vita e per l'arte mi ha colpito proprio il cuore. Per me il ricordo più vivido della serata di gala è legato agli sketch di Chen Peisi, il comico più famoso in Cina negli anni 80 e 90, e ancora attivo oggi. Ogni anno il momento che più aspettavo è di guardare le sue commedie. I personaggi che lui interpreta sono tutte le persone comuni e divertenti, goffe, ma soprattutto gentili. Ogni anno guardare le sue commedie seduta davanti alla televisione con i miei genitori è ancora un ricordo ancora molto impresso nella mia memoria. Per me la serata è diventata sempre più aperta, o diciamo più internazionale, perché ogni anno tanti artisti stranieri sono anche invitati qui a Pechino per la celebrazione. Ad esempio, un programma mi ha colpito di più è quello del 2013, quando Celine Dion è anche invitata qua per cantare una canzone tradizionale cinese, Il fiore di gelsomino, e anche il suo capolavoro My Heart Will Go On.
ha dato in questo modo una nuova vitalità, il suo stile, al Capodanno cinese. Un aspetto che mi ha lasciato più impressioni in questi anni è soprattutto il trend dei cambiamenti dal punto di vista della scenografia, perché scenografia contiene in questi anni soprattutto molti elementi high-tech e anche dell'intelligenza artificiale e anche soprattutto del gusto dei colori, anche dal punto di vista dei cinesi, da cui possiamo capire anche il livello di design su questo programma più bello, anche questa serata dell'anno. Nell'anno passato il mondo ha trascorso un inverno, ma alla fine deve comunque arrivare la primavera. E proprio sta qui forse il significato della festa di primavera, che ci dà la speranza, cantando, danzando e ridendo per memorizzare le meraviglie della vita. Infine, auguriamo a tutti quelli che hanno la luce di speranza al cuore una buona festa di primavera.